Ciao, sono Spiga Montato e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Questa è la primissima puntata della mia nuovissima serie, Discover Minecraft, la serie in cui vi parlo delle nuove release di Minecraft, appunto. Allora, iniziamo subitissimo con una bomba, come vedete, mamma mia quanta roba. Perché siamo nella versione 1.8, la nuova versione che è uscita proprio stamattina. Sì, perché credo che esca stasera questo video. Se no, è uscita ieri. Lol. In ogni caso, diciamo che è uscita il 2 settembre, martedì 2 settembre. Credo esca stasera stesso, se no uscirà mercoledì, cioè domani, cioè oggi, cioè pff, avete capito, insomma. Iniziamo subitissimo con questi blocchi. Allora, questo blocco si chiama granite, lo si trova in giro. Il suo blocco smooth, si crafta. No, scusate, la granite si crafta. Mettendo diorite più nether quartz e poi il suo blocco speciale, ecco, chiamiamolo così, si crafta come la sandstone, quindi mettendo 4 blocchi di diorite nella crafting table oppure nell'inventario. Lo stesso vale per l'andesite che si crafta lo stesso così, mettendo il blocco speciale, mentre quello normale si crafta con un blocco di diorite e un blocco di cobblestone. Per fare la diorite invece ci vogliono 2 blocchi di cobblestone e 2 blocchi di nether quartz. E poi il solito crafting per fare il blocco speciale. Poi passiamo a questo, lo slime block. Lo conoscete probabilmente tutti perché c'è anche questo dallo snapshot. Oddio, che succede? Ecco. Ora come risaliamo? Sì, comunque. Ci conviene mettere Game Mode 1. Per fermarsi mentre si cade basta tenere premuto lo shift. Come vedete non si salta più. E il blocco di slime, quindi lo slime block, si crafta in questo modo, mettendo 9 slime ball nella crafting table. Ci mettiamo anche Game Mode 0 e Time Set Day, che così ci vediamo meglio. Passiamo a queste, le iron trapdoor, che si craftano in questo modo, cioè mettendo 4 iron ingot nella crafting table oppure nell'inventario. Non si aprono con la mano nuda, bensì bisogna usare un impulso di redstone, quindi per esempio una leva. Possiamo scendere e questo ha lo stesso funzionamento praticamente delle porte di ferro, ed è nuovissimo questa. Si crafta in modo diverso dalle altre trapdoor per il fatto che lo stesso crafting, cioè 6 pezzi di ferro, serve per fare la gratta, diciamo. Ora passiamo a questo. Questi blocchi sono tutti usati per creare la fortezza marina, quella che sta sotto l'oceano, che vedremo più tardi. C'è il Prismarine che si. Scusate la pronuncia, forse è Prismarine? Che si crafta mettendo 4 pezzi di Prismarine Shard che si ottiene uccidendo i mob della fortezza. Prismarine Brick, scusate, che si crafta mettendo ne 9 invece che 4. Si ottengono. Ah sì, vabbè, ve l'ho già detto. Dark Prismarine, ecco, che si crafta mettendo 9 Prismarine Shard e un Ink Sack al centro. 8, scusate. Poi la Sea Lantern che si crafta mettendo 4 Prismarine Shard, 5 Prismarine Crystals, scusate, che si ottengono anch'essi uccidendo dei mob della fortezza. E viene fuori questa bellissima lampada, bellissima. Oddio, non l'avevo notato. Alla roba che si muove. Non ci avevo fatto caso. Va bene, ora passiamo a questi blocchi. La Red Sand. La red sand si può trovare nei biomi, in alcuni biomi, anche in alcuni deserti, fatti apposta naturalmente. Si può fare la red sandstone mettendo 4 blocchi di red sand. Poi ci sono anche i blocchi, che ne so, la scala e lo slab, ecco lo slab, della sandstone. Per fare la smooth, ho dimenticato un H, la smooth sandstone, bisogna semplicemente mettere 4 red sandstone nell'inventario o nella crafting table. Poi c'è la chiseled sandstone che si crafta mettendo 2 red sandstone slab. Questo vale anche per la sandstone classica, che ora è craftabile. La chiseled è craftabile ora. Ora passiamo a questi. Allora, le fence. Ora si potranno craftare le fence per i vari tipi di legno.
E lo stesso vale per le porte, infatti ci sarà la Spruce Door, la Birch, scusate, Door, la Jungle Door, la Acacia Door e la Dark Oak Door. Il che è fighissimo, credo che per chi giochi in vanilla, anche se ormai credo siano poche le persone che lo fanno, io personalmente non lo faccio perché non mi piace, però credo che questo sia un ottimo colpo perché in vanilla alla fine devi costruire e basta, cioè ci sono certe farm, ma alla fine finisce tutto lì. Allora, passiamo al prossimo oggetto, i banners, che sono questi qua. Si craftano molto semplicemente, infatti bastano 6 pezzi di lana, 6 pezzi di qualsiasi di lana e uno stick. Naturalmente il pezzo di lana modificano il colore del banner. E inoltre il banner si può colorare, se riesco a spaccarlo ve lo faccio vedere. Ah, ma non ho i... What? È sparito? Ah, è qui. Vabbè, ve lo spiego a parole. Insomma, mettendolo nella crafting table, che ne so, il banner, lo mettiamo qui, dove c'è questo pezzo. E poi ci mettiamo del coloranti sopra, per esempio, e uscirà una linea sopra. E poi si potranno fare tantissime cose, tipo, che ne so, bandiere. Poi ci sono anche dei disegni fatti preimpostati, ecco, che si possono fare. Basterà guardare nella wiki di Minecraft. Poi anche queste molto interessanti, le armor stand, che ci permetteranno di posare tutti i vestiti, ecco, con un click, così 2, 3 e 4. La cosa è molto comoda e si può implementare per diverse cose. Questo è il crafting, molto semplice anche questo. Basteranno 6 stick e una stone slab in quella posizione. Poi coarse dirt. Questo tipo di dirt si troverà in alcuni biomi e in sostituzione di questi, di questa dirt. Succede già in alcuni biomi che ci siano dei blocchi di dirt diversi. Hanno lo stesso ID, quindi non sono, questo non è craftabile. Si trova e non c'è neanche il bisogno della. Cioè non si può utilizzare neanche come cacchio si chiama? Il silk touch, ecco, perché quando lo si distrugge. Esce già Coarse Dirt. Ora questo lo mettiamo vuoto perché non lo voglio riscrivere. Poi gli Endermite. Gli Endermite sono molto interessanti. Innanzitutto, gli Endermite sono questi. Ok, sono molto facili da uccidere, come vedremo adesso. Non sono dei mob passivi, ma non fanno alcun danno alla fine. Questi spawnano. Quando spawnano ogni tanto, quando si uccidono gli Enderman, spawnano anche nell'End molto spesso, e spawnano anche quando, ogni tanto, sempre quando si usano le Ender Pearl. Passiamo al prossimo oggetto, anzi al prossimo animale, i conigli. Ci sono i conigli, ah no, questi li possiamo anche mettere qui, che non ci servono più. I conigli, eccoli qua, sono tutti diversi, oddio, li sto ammazzando. Eccoli qua. E uccidendoli ci darà dropperà questi oggetti che possono essere convertiti in cibo, per esempio come questo. Vediamo se ci riesco a prenderlo. Nope. Va bene. E in questo che si potrà cuocere e diventerà cooked rabbit e darà un bel po' di cosciotte di queste. Molto interessante, molto figo, sì. Questo invece è il piede. A quanto pare è una parte molto rara, cioè è un drop molto raro. E quindi, boh, non so quale utilità possa avere perché il crafting, cioè per adesso non credo che sia in qualche crafting, comunque mi dovrò informare. Passiamo al prossimo oggetto, il mutton. Questa non è altro che carne di montone, o meglio, carne di pecora, nel senso che uccidendo le pecore ora ci sarà il cibo, cioè questo che è cotto vi darà questo. È molto interessante, anche questo dà un sacco di cosciotte, quindi GG. Poi passiamo a quest'altra novità. Un nuovo game mod. Game mod 3, che sarà la game mod per gli spettatori. Infatti, se noi scriviamo game mod 3, potremo entrare nel pavimento come se fossimo in una specie di debug, vedete? Con Shift entriamo sotto e poi risaliamo. Potrebbe essere interessante per dei server multiplayer, insomma. Con magari dei combattimenti, che ne so. Poi questa è un'altra cosa che non so se possa avere qualcosa di utile. Adesso, vabbè, potrebbe averne. Adesso non mi viene in mente niente. Comunque, i bottoni adesso si possono mettere anche in modo orizzontale, cioè nel pavimento o nel soffitto. Abbastanza interessante. Poi questa, una delle cose più importanti, è la nuova modalità. Aspettate che butto questa roba.
Control Q per buttare tutti gli oggetti insieme, vabbè. Questo è un enchant, un enchanting, insomma, con questa ci si può enchantare, ma è cambiata la modalità di enchantment. Infatti non basterà più mettere l'oggetto e cliccare al cacchio, ma bensì innanzitutto ci dirà che enchant vuole metterci nell'oggetto. Naturalmente quei puntini stanno per altri enchantment che non ci dirà subito. E noi decidiamo quanto pagare, cioè abbiamo 30 livelli, ci richiede 30 livelli e poi richiede un lapislazzulo se si vogliono fare gli enchantment con 7 livelli per esempio, due lapislazzuli per fare un enchantment con 19 livelli, quindi superiore, e 3 per 30 livelli, quindi ancora più superiore. Per esempio noi vogliamo Fortune e potrebbe capitare che ci sia qualche altro enchantment, per adesso no, siamo yellati molto. La cosa particolare di questo nuovo metodo è il fatto che mentre prima si poteva, che ne so, tu mettevi il piccone e potevi cambiare, cioè tu ogni volta che facevi così cambiavi l'enchantment. Quando tu, dal momento in cui tu metti il piccone qui, poi lo puoi togliere, puoi distruggere l'enchantment table, puoi craftarne altre. Quando tu rimetti il coso, gli enchantment sono sempre gli stessi, quindi niente, io adesso ho un piccone fortune che non mi serve a niente. Poi, gli oggetti sono finiti quasi, perché è rimasta una cosa molto importante, una cosa interessantissima, che è, lasciatemi speranza perché entrate a proposito, che è l'Ocean Monument, sarebbe la fortezza dell'oceano. Allora, noi prendiamo gli oggetti che ci servono, cioè una pozione di visibilità notturna, ce l'ho, sì, e ci tipizziamo qui, perché? Perché eccoci qua, questa è la fortezza che sta ancora caricando, tra l'altro, perché in realtà l'ho trovata con un'applicazione che si trova un lot. The fuck? No, ma che cazzo sei? Ci sono dei mob nuovi, come vedete. Dei pesci, delle squid che non so cos'è che fanno, però vabbè. Mi fanno molta paura, sapete. Però scappa. Perfetto. Questa è la fortezza, adesso proviamo a entrare dentro. Mi sono dimenticato una pickaxe. Naturalmente mi sono. Ah, non mi serve, è vero, perché col command block ho fatto in modo che ci trasformasse in game mode 1. E entriamo dentro. E naturalmente tutto pieno d'acqua, perché cavolo, la fortezza del mare. Ecco, queste sono le lanterne. Questi sono brutti. Li uccidiamo. Non muoiono facilmente. Ma dove scappi? Non ci ha dato niente, che culo. Vabbè, ma sì che ce n'è andato. Eccole qua. Queste sono le Prize Marine Shard, quelle di cui vi ho parlato prima. Le fortezze sono abbastanza grandi. Sono grandi, se non sbaglio, di larghezza e tipo 10 volte 10 volte la fortezza del deserto. No, vabbè. Insomma, sono belle grandi, come vedete. È stata una buona trovata, secondo me. È stata una cosa abbastanza interessante. Ora, qui come vedete si può minare molto facilmente questo materiale, cioè facilmente no perché, oddio, sta laggando, perché comunque parliamo, siamo sott'acqua, insomma. Non mi ricordo se c'è qualche enchantment che permette di stare sott'acqua. What the fuck is this? Questo è cattivo. Forse questo dà agli altri, non le shard ma i crystals. No, ha dato un pesce. Ah! Ecco la spugna. Cioè, droppa la spugna che, come sapete, aspira l'acqua, ma è stata migliorata in modo tale da aspirare ancora più acqua. Vediamo se funziona. What? Non funziona? Forse non funziona qui in questa fortezza, non lo so. O forse è troppa acqua. Vediamo un po'. Ecco, qua che c'è un punto. Voglio provare la spugna per farvi vedere questo ultimo miglioramento. E poi possiamo anche chiudere il video qui perché sono finite le novità. Allora, vediamo un pochino, io piazzo la spugna. Sì. Non funziona più. Va bene, forse c'è troppo. Cazzo, mi hai fatto cagare addosso. Vediamo un pochino, voglio provare a fare io un laghetto. Water. Anzi. No, è vero. Qui ci metto una bella spugna. Perché non funziona più?
Allora, mi sono informato e questa wet sponge in realtà non ha nessuna utilità così com'è. Invece bisogna cuocerla e ci darà una spugna normale che funzionerà alla perfection. Vediamo. Olè. Come vedete funziona perfettamente. Ora la proviamo. Cosa succede se la mettiamo nella fortezza? Cioè no, magari non nella fortezza, però. Così. Come vedete hanno aumentato il raggio, diciamo, cioè nel senso aspira più acqua, come si suol dire. È questo di cui, quello di cui vi parlavo prima. E quindi niente, errore mio, scusatemi. Quindi niente, io sono Spigolantotto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Mi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito spigolantotto.x10.mx e su Facebook, digitando facebook.com/spigolantottoofficial. Mi raccomando, seguitemi perché avrete informazioni importanti sul fatto di cui vi ho parlato nello scorso video. Nel video sul copyright, insomma. E niente. Io sono Spigantotto. Ciao a tutti. Fatemi sapere se vi è piaciuta, se vi piace questa serie. Che sarà abbastanza. Cioè, è ovvio che le puntate usciranno abbastanza raramente. Insomma, quando usciranno nuove versioni di Minecraft, cioè mai. Perché ora che è uscita la 1.8, credo che snapshot ne faranno tra un bel po', insomma. Intanto inizia a piovere. Va bene. Io sono Spigantotto. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Ciao.